Benvenuti alla decima puntata di questa seconda stagione di CISL in forma e anche l'ultima puntata per questa seconda stagione. Poi con oggi e con l'inizio del mese di luglio questa rubrica andrà in ferie, si ritornerà dopo la terza settimana di settembre con un nuovo ciclo di incontri che la CISL ha voluto dedicare proprio ad informare non soltanto i propri iscritti, ma i cittadini tutti di quelli che sono i servizi resi a coloro, nel caso e ad oggi, che abbiano raggiunto l'età pensionabile. Allora, i due ospiti in studio questa sera li abbiamo conosciuti perché in queste settimane hanno frequentato lo studio della CISL con assiduità. Sono Gabriella Conta, segretaria FNP CISL Belluno Treviso, e Rino Dalben, segretaria organizzativa. E Rino Dalben, che è segretario FNP CISL Belluno Treviso, benvenuti nei grazie. Nostri grazie. Studi. Allora, la CISL FNP rappresenta 40.000 iscritti nelle due province di Belluno e Treviso. Quali sono i servizi che offrite ai vostri associati? Risponde Rino. E allora c'è una premessa da fare, perché tanti chiedono: ma il sindacato dei pensionati cosa fa? Allora, innanzitutto una parte, quindi, di un interesse collettivo, che è quello di tutelare in primis la salute e anche poi un discorso della difesa del potere d'acquisto delle pensioni. Allora, noi abbiamo fatto le nostre battaglie, specialmente negli anni passati, l'anno scorso, e quindi questo è un interesse che va sia agli associati ma va anche in generale. Per quanto riguarda invece il discorso più nostro, che tocca a noi, quali sono i servizi che noi così offriamo agli associati, sì, riguarda un discorso di una capillare presenza nel territorio tramite i nostri recapitisti, come vengono definiti, sì, cioè persone che aiutano gli associati quindi a svolgere tutte quelle pratiche che necessitano e che purtroppo la burocrazia chiede. Ecco, quindi in questo periodo specialmente di Covid, tutti i discorsi che poi riprenderemo, sì, ecco, più avanti. Quindi la tutela dei diritti dei pensionati e l'offrire i servizi che possono rendere migliore la qualità della vita, proprio magari andando a dirimere situazioni che dal punto di vista magari burocratico sono particolarmente intricate o in ogni caso richiedono una competenza che può essere offerta, anzi che viene offerta con professionalità proprio dagli uffici della CISL. E veniamo nello specifico di questa polizza cucita su misura per i pensionati. Di che cosa si tratta? Abbiamo pensato ai nostri pensionati che, come si diceva l'altra volta, hanno pensioni mediamente sui 700 euro mensili. La media è 700 euro mensili. 700, 750, sì, esatto. Abbiamo pensato a loro in questi termini. Sono usciti dal mondo del lavoro e quindi dal welfare, quindi da possibilità di avere degli sconti per quanto riguarda principalmente le cure mediche e altro. Sì. I pensionati non hanno nulla, escono dal circuito lavorativo e non hanno nulla. Ci siamo fatti studiare dalla Previsalute, RBM, sì, un piano sanitario ad hoc per la CISL e per i pensionati di Belluno Treviso. Nel Veneto è unico esempio per il momento. Sì. Questo piano sanitario consiste in due parti. Da un pacchetto di sconti su visite, indagini, eccetera, e una parte che riguarderà la non autosufficienza. Che è un altro che punto, è un altro, la seconda sì, tranche, che è un altro punto molto importante proprio per tutto ciò che va, che ci rende particolarmente vulnerabili dal sì, punto di vista anche economico. Questo che incide moltissimo. E incide poi molto. Considerate appunto le pensioni, che forse dovremmo sottolineare questo aspetto, sì, cioè che la pensione media, sì, è di 700, sì, euro. Ad certo, oggi media, un affitto è, voglio dire, certo, poco più di un affitto, certo, di 500 euro. E allora c'è questa, avete polizza, questa polizza che è stata studiata proprio ad hoc per pensionati, per i pensionati di Belluno Treviso, della CISL, quindi esatto, proprio calata su misura. Esatto.
C'è qualche tutela particolare? Allora vediamo, abbiamo parlato di difficoltà, di non autosufficienza, c'è qualche tutela particolare in caso di non autosufficienza? Sì, questa polizza, appunto, dicevo, ha una seconda parte. Rimanendo, cioè pagando la polizza per i primi 5 anni, 100 euro al mese, all'anno per chi inizia, 100 euro l'anno, quindi è veramente poca cosa. Sì. Pagandola per 5 anni, nel caso malaugurato si entrasse nella non autosufficienza, abbiamo la possibilità di avere una rendita per un anno di 750 euro. Se rimaniamo per 5 anni, per 10 anni, potremo averla per 3 anni e così via, fino agli 85 anni. La copertura arriva agli 85 anni. Quindi è una polizza accessibile e che dà un minimo di tranquillità all'idea che se dovesse subentrare questa nuova autosufficienza abbiamo un po' di respiro e di margine. Questa polizza è già attiva in questo momento? È attiva da un anno, abbiamo già i nostri associati iscritti. Cioè iscritti, quindi avete già... Sì. È una polizza, diciamo, che convince. Che convince, chi l'ha già utilizzata non ha incontrato difficoltà. Benissimo. Oltre a questa polizza che la CISL, il primo sindacato in Italia, è giusto ricordarlo, ha siglato con RBM e Previ Salute per permettere questa copertura sanitaria integrativa a 360 gradi a tariffe agevolate. Ci sono tutti i servizi garantiti dal CAF e dal patronato. Quali sono, Lino? Eccoci, allora sono il CAF riguarda tutta la parte economica, mentre la parte previdenziale è l'INAS, il patronato dell'INAS, della CISL. Allora, per i nostri associati sono tutte pratiche gratuite per chi si approccia ai nostri sportelli. C'è un costo di iscrizione? Sì, c'è una tessera. Una tessera, che viene poi mensilmente. È annuale? Beh, la tessera ha validità annuale. L'iscrizione può essere fatta in qualsiasi momento, qualsiasi mese, e la trattenuta è mensile. Quindi sulla pensione c'è una trattenuta. Una piccola trattenuta. Sì, sono il 4 per mille. 4 per mille, ecco, benissimo. Questo però rende la possibilità a voi di dare un servizio generale molto importante. Esatto, e allora tramite gli sportelli del patronato, così dell'INAS come vengono detti del patronato, si svolgono tutte le pratiche riguardanti la pensione e non solo. Quando prima dicevo che con il Covid adesso è un po' tutto aumentato in termini di provvidenze che il governo ha dato, quindi tutte le pratiche, i varie bonus che ci sono, ecco, vengono, sono passati attraverso il sindacato. Certo, sono esplicati tramite il patronato e parte tramite l'INAS e parte tramite il CAF, cioè il CAF per quanto riguarda la compilazione del 730, tutta la serie che riguarda l'ISEE, le certificazioni ISEE che poi danno diritto, a seconda degli importi, danno diritto in percentuale quello che poi ha stabilito la legge e i decreti. Fate un numero, avete un'idea del numero di pratiche che fate in un anno, giusto per dare... Adesso sulle pratiche, perché sono altri uffici, non siamo noi certo. Insomma, ma c'è qualche migliaia, no? Sì, arriviamo credo a oltre la decina di migliaia per quanto riguarda l'INAS e sicuramente di più ancora per quanto riguarda il CAF. Quanti siete ad operare a sostegno di tutte queste iniziative come CISL, FNP? Allora, noi abbiamo Belluno Treviso a 98 recapitisti e quindi praticamente noi riusciamo in quasi tutti i comuni ad essere presenti almeno una volta alla settimana con i nostri recapitisti. Quindi abbiamo una rete territoriale che risponde proprio... Perché è importante arrivare nei luoghi, perché poi è difficile anche che magari da un... comune lontano, da un paese lontano, dal centro, da Belluno, ci si possa muovere, ci possa spostare, soprattutto in questo periodo, peraltro in cui i trasporti non sono stati così agevoli, e quindi è importante che ci siano
un controllo capillare del territorio, cioè se una persona che in quel giorno della settimana sia presente in quel luogo. Da Santo Stefano di Cadore a Querovas, ad Alano, visto che poi agli antipodi del nostro territorio bellunese. Certo. Eccoci, ma io dico sempre da Santo Stefano di Cadore a Mogliano, perché poi noi abbiamo anche la parte trevigiana e quindi abbiamo, se la gente fa un po' di conti, sono 200 chilometri circa. No? Certo, certo, molto importante. Ecco, e quindi abbiamo questa rete importantissima territoriale che risponde alle esigenze dei nostri iscritti. Vogliamo fare gli auguri di una serena stagione estiva ai nostri amici che ci hanno seguito in queste settimane? Sì, noi intanto ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito con costanza e anche, speriamo anche con un po' di simpatia. E, niente, vogliamo ringraziarli e ribadire che comunque i pensionati CISL sono sempre disponibili a dare una mano a tutti i bisogni diversi che i nostri anziani e non solo possono avere nella quindi, giornata. Certo, la disponibilità massima. La disponibilità, no? massima. Certo. Noi ringraziamo questa sera per questo appuntamento che li ha visti protagonisti Gabriella Conte, segretaria organizzativa FNP CISL Belluno Treviso, e Rino Dalben, segretario sempre FNP CISL Belluno Treviso. Grazie a voi e grazie ai nostri telespettatori che ritroveremo con CISL in forma per la terza stagione alla fine dell'estate. Che sia buona e serena.